Ed è entrata in funzione questa mattina la nuova sede per le vaccinazioni anti-Covid qui all'interno della galleria del centro commerciale Iperconad nei locali dell'ex Ristò. Le vaccinazioni che si sono svolte questa mattina hanno riguardato i richiami per quanto riguarda le seconde dosi del vaccino Pfizer e qualche primo appuntamento che era stato rimandato nelle scorse settimane. L'adesione è molto alta e quindi stiamo procedendo con le seconde dosi di Pfizer e anche alcune prime dosi. Quindi l'unica cosa che vorrei raccomandare alle persone, che poi si creano alcune file, è quello di precompilare a casa la modulistica. Oltretutto queste sono seconde dosi, quindi le persone dovrebbero saperlo che devono ricompilare alcuni moduli. E noi siamo pronti a raddoppiare il numero di vaccini che facevamo al centro Monaldi. Considerate che là facevamo 800, siamo arrivati anche fino a 900 vaccini al giorno. Questo è un centro che poi vi dirà anche il Dipartimento di Prevenzione, che può arrivare anche a 2000 vaccini. Noi siamo predisposti in modo tale che quando arriverà il quantitativo sufficiente e abbiamo i medici che stiamo reclutando, noi potremo andare alla massima potenza e cercare di vaccinare più veloce possibile, più persone possibili. L'impressione è buona nonostante alcune difficoltà di partenza. Sin da oggi pomeriggio, non sono previsti vaccini nel pomeriggio, apporteremo dei correttivi organizzativi cercando di posizionare nei due ingressi esterni delle strutture mobili per far precompilare i moduli. All'interno ci sono 10 postazioni infermieristiche e 8 postazioni mediche, al momento ne funzionano 4 mediche e 3 infermieristiche, perché con l'esperienza del Monaldi abbiamo visto che il problema sono i medici in termini di tempo e non la prestazione infermieristica in sé. Questo ovviamente prescinde da ogni altra valutazione da parte dei sindaci dei comuni limitrofi che a ragione ovviamente chiedono di periferizzare alcune postazioni, quindi di aprire altri punti vaccinali. Il che per noi andrebbe benissimo, dobbiamo semplicemente reclutare il personale. Al momento abbiamo questo e se riusciremo a potenziare il nostro organico, soprattutto in termini medici, potremo anche aprire altri punti vaccinali e puntare al risultato ottimale che è quello di vaccinare tutti entro la fine dell'anno. Le prime attese che si stavano delineando nei minuti antecedenti all'apertura, dovute per lo più al presentarsi dei prenotati con diverso anticipo rispetto all'orario indicato e al rallentamento per la compilazione della modulistica di chi ne era sprovvisto, si sono poi trasformate in breve tempo in un regolare accesso ai punti di vaccinazione senza particolari ritardi o problemi. Soddisfatti anche i cittadini per il passaggio della sede vaccinale dal centro Monaldi all'ex Ristò. Sì, sì, questo è il migliore, no, la trovo, sì, sì. Molto bene, a me non sono allergico di nessuno, comunque tutte e due le iniezioni che ho fatto sono andate bene. Un po' di debolezza, ma però non tanto. Invece sono stato servito e rimerito, accompagnato con la carrozzina fino a qui e non ho sentito niente. Quindi è andata bene anche l'attesa? Sì, anche l'attesa, sì. È nella norma, diciamo. Sì, è andato bene, benissimo. Io non sento niente. Attesa, la fila, tutto a posto anche qui al centro? Sì, sì, tutto a posto. Nella tarda mattinata ha poi effettuato un sopralluogo sul posto anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Sì, siamo molto soddisfatti. Gli operatori ci hanno raccontato di un sistema che funziona molto meglio, anche di una soddisfazione da parte degli utenti questa mattina, nonostante che sia il primo giorno. Voglio ringraziare davvero Conad e il Rossini Center perché hanno dato un'opportunità alla città importante, del resto sono settimane e settimane che diciamo che servono più posti, posti più grandi. Questo sicuramente oggi è un posto adeguato sia per qualsiasi tipo di clima che c'è, caldo, freddo, è sempre coperto, è facile da trovare, c'è il parcheggio e gli spazi sono davvero molto grandi e il meccanismo organizzativo funziona molto bene. È chiaro che rimane il problema che gli spazi sono pochi. Nel Lazio già da una settimana si vaccina fino alle 24 e oggi hanno chiamato i 67enni, quindi stiamo parlando comunque di un sistema, nonostante che la regione Lazio sia una regione molto più grande, molto più complicata della nostra, stiamo assistendo anche a sistemi che stanno viaggiando meglio. Di là di questo c'è tempo per c'è modo di recuperare, però chiedo alla regione di ascoltare i sindaci e di fare 4 punti di vaccinazione
nel nostro territorio, e questo vale ovviamente anche per le aree interne, per la zona di Fano, perché il problema è comune a tutta la provincia.